Ciao a tutti raga, sono Tecno e sono ritornato su Dungeon Boss con un nuovo episodio. Allora, prima di iniziare devo salutare un paio di persone che ho incontrato nella chat del gioco. Me l'hanno chiesto e io le saluto con piacere. Allora, me lo sono scritto sul cellulare perché sennò mi dimenticavo. Allora, numero 1, Emma99, ciao Emma. Fili001, ciao Fili. Pacman87, ciao Pacman. E poi Nasto02, ciao Nasto. Allora raga, in questo episodio non continuerò la campagna perché devo fare l'ultima missione del capitolo 18. Ma non voglio neanche provarci perché non ho le pozioni di resuscita, non ho gemme e perderò sicuro. Vi faccio vedere cosa mi aspetta. Secondo voi, di nuovo Ifemo. E qui è veramente difficile farla e non voglio neanche provarla perché già so che perdo e non posso realizzare i miei eroi non avendo le gemme, e soprattutto non posso comprare niente, neanche le pozioni di resuscita, e quindi non mi conviene farla. E quindi facciamo una bella cosa, andiamo nei sotterranei che non andiamo da un sacco di tempo e vediamo un po' come va, anche perché non sono un amante del PvP. Sì, mi piace, ma non sono bravissimo, quindi comunque perdo sempre. Sì. Ok, andiamo con il primo, livello 44. Vediamo un po' che c'ha. C'ha Lady, Rogar Spaccapietre, Torchi e come si chiama qui? Rogue il Porcino. Dobbiamo stare attenti perché Rogue il Porcino garantisce a tutti gli alleati una seconda azione, fretta e possibilità di schivare. Poi c'ha Torchi che è ottimo nel PvP, Rogar che non mi piace per niente e Salice che comunque... Forse prima ho detto Lady, era Salice, comunque è Salice. Beh, potrei provarci anche perché hai gli eroi più bassi dei miei, livello 40, 39, quindi sì, proviamoci. Ok, ci portiamo Bovus Eldoro. Ci possiamo portare Lady, Tisume. E ci portiamo... Vediamo un po'. Un bel pignolo. Ci sta molto molto bene. Proviamo così, vediamo un po' che succede. Mo già so che inizia lui anche con un doppio attacco perché c'ha Rogue il Porcino, quindi vediamo un po' come andrà a finire. Ok, Tecno contro Foalocche. Foalocche. Ok, inizierà lui sicuramente perché c'ha la fretta di Rogue il Porcino. Ok. Questo cosa farà? Se la prenderà con Tisume, lo so. Ah, ok. Questo sicuramente mi butta giù a coso, me lo sento. Va bene. Avete visto? Avete visto? Ok. Mandiamo subito a casa. A, come si chiama? A Salice. Mandiamolo a casa assolutamente. Vai via. No! Come ha fatto a schivare? Madonna santa, andiamo con un flagello dell'anima, dai. Ma non ci credo, non ci voglio credere. Schivato, ma mi rendete conto? Che culo c'ha questo? Ma che ci muori? Mamma mia, che culo c'ho io. Ma soprattutto avete visto quello? Quanti colpi ha schivato? Ma non ci posso credere. Che fortuna ho avuto. Allora, la prima l'abbiamo vinta. Proviamone un'altra. Vabbè, manco la guardo la posizione. Ritorniamo. Incredibile. Vediamo questo, livello 43. A capo Nubunub, Bovus Eldoro, Lady e Tisume, innalzato come il mio. Beh, bisogna provarci, ma dobbiamo stare comunque molto molto attenti. Ci proviamo? Non lo so neanche io. Bovus Eldoro leviamo, perché tanto Bovus Eldoro lo leviamo. E ci possiamo portare lo so,
portiamoci. Sì, proviamo con Salice, dai. Madò. Non ci posso credere quello che cacchio ha combinato. Lo che il porcino, tutti quanti dicono che fa schifo, ma quello è buono, eh. È buono. Cioè, avete visto che cacchio vi combina lo che il porcino? Scusate. Ho ricevuto un messaggio, vabbè, da parte di Lele. Ok, dobbiamo iniziare noi. Direi subito con un bel colpo di precisione di andare su Bovus, perché Bovus fa paura. Noi abbiamo fatto un cacchio. Ti prego. Va benissimo. Continuiamo ad eliminare a Bovus, perché se quello attiva l'abilità, poi ci fa perdere un colpo. Cioè, ci fa perdere energia. Dai. Partiamo subito con un bel flagello dell'anima. Speriamo di buttare a capo Nubunub a terra. Non l'abbiamo buttato. Forse. Ma questo qua sicuramente è sicuro, io lo so. Ok, abbiamo buttato a terra a capo Nubunub, perfetto. Ok, vediamo cosa succede. Tu vai a terra, prima di tutto. Ok? Tu ci muori. Tu ci muori adesso. Ok, è morto. Abbiamo vinto anche la seconda partita. Sono stato fortunato che abbiamo ucciso a capo Nubunub, perché quello sicuro al 100% curava tutti, e io lì avrei perso sicuro. Andiamo con la terza. 607 pergamene. Dopo facciamo anche un'evocazione. Vediamo questo. Voglio fare anche questo. Dai, proviamoci. Ci portiamo sempre gli stessi. Potrei cambiare. Lo sai con chi potrei cambiare? Con Abigail. Fatemi dire una cosa. Se cambio con Abigail, potrebbe funzionare. Lo sapete perché? Perché nell'evento di oggi, per le femmine come Abigail, Salice, Lady, hanno il 10% in più, mi sembra, di attacco e difesa. Quindi proviamo così. Non la porto mai Abigail, quindi dai, speriamo di vincere anche questa, dai. Che poi sono veramente fortunato oggi, perché quando gioco da solo nei PvP perdo sempre, vi dico la verità, perdo sempre. Non si sa come, ma perdo sempre. Allora, chi inizia? Inizi tu, va bene. Ok, ora tocca a me, tocca. E direi di buttarci su, con un colpo di precisione, su Diamante, che mi fa un po' paura, quindi vediamo un po'. Vediamo un po' un K. Cioè, guardate, ma no, non ci posso credere. Vai, vai. Ok, Motisume sicuramente ci butta qualcuno a terra, vai. Perfetto. Allora, tu mo te ne vai a casa, Tisume. Speriamo che te ne vai a casa. Perfetto. Tu vuoi fare una bella provocazione? No problem, perché è tanto attivo flagello dell'anima. Non mi schivare niente, tu Salice. Perfettissimo, devastantissimo, Tisume. Terza l'abbiamo vinta, speriamo di fare un bel 4 su 4. Che PvP, incredibile. Cioè, io vi dico sempre la vita da solo, scarsissimo. Invece quando faccio i video. Ok, ritorniamo su questo. Allora, Pignolo innalzato, capo Nubnub da uccidere subitissimo, Lady e, come si chiama, Pugno Roccioso. Allora, fatemi rivedere, dai. Potrei provare così, ma a posto di cosa. Ma sì, proviamo così, amo il rischio. Volevo portarmi Pignolo al posto di Abigail, ma va bene così. Dai, voglio fare un bel 4 su 4. Allora, Tecno contro Lord Vigo. Che vinca il migliore, Lord Vigo. Chi attacca? Attacchiamo noi. Allora, assolutamente me la voglio prendere con capo Nubunub. Non so se lo uccidiamo, ma non credo. Ma devo assolutamente. Perfettissimo. Schivato. Vai, vai. Vai così.
Capo Nubunubu ce la farà ad uccidere con un colpo normale? Ma sì, grande, così ce lo siamo conservati, il potente di Lady. Ritorniamo con un bel flagello dell'anima. Dai, dai. Oh sì, e una bella carica furiosa la usiamo contro Lady. Vai Abigail, vai. Dai, ti prego. Grandissima Abigail, avete visto quanto danno? Vai Pignolo, vai, ti aspetto. Ti aspetto un cacchio. Allora, potrei buttare a terra subito sto stronzo di pugno roccioso che resiste molto. Buttiamolo a terra, vai. Tu morirai ora. Tu morirai ora. Yeah, 4 su 4, mamma mia. E non erano scarsi, eh. Incredibile, andiamo a fare una bella evocazione. Belli, sono veramente soddisfatto. Ok, andiamo indietro. Missione, vabbè, l'esperienza, dammi un po' l'esperienza. Ok, 50 in più. E andiamo a fare una bella evocazione, vai. 1, 2, 3. Vabbè, dai, non mi posso lamentare. Tanto vabbè, Cobalt Fetido non lo userò mai, scarsissimo. Vabbè raga, con questo è tutto e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.